Saluto a tutti, oggi voglio presentarvi un accessorio per auto, quindi una specie di autoradio che ha la possibilità di collegare Android o Apple per il CarPlay wireless e soprattutto con un bello schermo grande per tutte quelle auto che non hanno l'autoradio con il display, come per esempio la Panda, che consente di avere il navigatore e accesso a altre funzioni media che ha il telefono. Perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare. È della Carpurid, io l'ho preso per la Panda di mio fratello e vi faccio vedere come installarlo in maniera semplice ed efficace e vi mostro anche la maggior parte delle funzioni che ha e la comodità di averlo in auto. Eccolo come arriva, questa è la scatola. All'interno troviamo subito il device, lo stereo. Vedete, molto bello, con la pellicola protettiva. Una serie di fantastici attrezzi per montarlo, ve li faccio vedere, perché abbiamo il montaggio sia fisso in questo modo qua con l'attrezzetto per montarlo col biadesivo, oppure la ventosa, che è ancora più comoda in alcuni modelli e comunque non dovete appiccicare nulla sul cruscotto qua, e una piastra anche da fissare con le viti da qualche parte se volete utilizzare la ventosa per poggiarla invece che sul vetro da qualsiasi altra parte. Comunque questo ha tutte le regolazioni possibili e immaginabili per muoverlo come volete, quindi si può snodare, si può allungare, vedete, questa è la testina pure snoda. Il cavo di alimentazione sotto la presa accendisigari per lo stereo e un cavo jack stereo per collegarlo all'entrata del vostro autoradio, quindi potete sentire poi tutte le sue funzioni sulle casse dell'auto. Vedete, queste sono le istruzioni, va sia su Apple CarPlay che Android Auto e sono in inglese ovviamente, poi magari ve le spiego io. Comunque c'è tutto il modo per collegare il telefono. Una cosa fantastica che vi volevo far vedere è che, a differenza di tutti quelli che ho montato fino ad oggi, questo è estraibile. Lo potete infilare in questo modo qua, lui ha una presa salda, e quando poi magari scendete dall'auto e non lo volete lasciare sul cruscotto, lo sganciate e lo riponete magari dentro al cassettino, ve lo portate via, insomma fate quello che volete. È una cosa fantastica che generalmente gli autoradio cinesi non hanno, loro non prevedono il fatto che possa essere rubato. Per prima cosa bisogna decidere dove volerlo mettere. Ovviamente si potrebbe mettere qua, ma va a inficiare l'unico posto per appoggiare gli oggetti. Si può mettere qua, ma va a coprire leggermente la visuale. Quindi io lo metterò in questa posizione, abbastanza alto e leggermente girato verso di me, in modo tale che io possa vederlo bene e usufruire anche del touch. Su questa posizione non mi copre la visuale, non mi copre niente. Per fare ciò utilizzerò l'adattatore a ventosa, che tra l'altro ha anche un biadesivo, cioè questa parte qua è anche collosa, quindi lo andrò a mettere qua in modo tale che mi tenga lo stereo in questa posizione. Vedete, questo è completamente regolabile. L'airbag, ovviamente quello del passeggero, sta da quest'altra parte, quindi anche in caso di urto non va a dare fastidio. Mi raccomando, controllate di non montarlo proprio sulla la parte del cuscino. Questo sta qua e ovviamente questa parte è esclusa. Pulisco bene, sgrasso bene la parte con alcol. E vado a incollare la ventosa. La mettiamo così, perfetto. Ok, monto lo stereo. Questo, guardate, ha una cosa molto simpatica, che lo potete mettere e poi lo levate, lo mettete magari nel cassettino, così non si vede. Questo sembra da fuori soltanto un portaoggetti, magari non vi rompono il vetro. Diciamo che è una cosa a cui, ecco qua, i cinesi non pensano sempre, perché loro forse non hanno problemi di furti.
Ok, così stringo anche questo, lo tiro un po' più avanti e stringo tutto. Adesso è venuto il momento di collegare l'alimentazione. Loro forniscono soltanto un'alimentazione da presa a accendisigari e per quello che mi riguarda, secondo me è la scelta migliore, perché se lo volete togliere, perché non volete lasciare l'auto con questo attaccato che magari ve lo vedono, ve lo vogliono rubare e tutto quanto, mettete questa nell'accendisigari senza avere il filo sempre passato che rimane a penzoloni, levate questa con tutto il filo. Ok, attacco la corrente, perfetto, accendo, poi trovate un modo carino per far passare il filo, per esempio ecco qua dentro che rimane invisibile, ed è acceso. Lo giro di qua così lo vedete anche voi e vedete che ha un sacco di funzioni: AirPlay, AutoLink, perché se agganciate il telefono con la presa sulla USB che è qua dietro potete automaticamente accedere alla funzione CarPlay o AirPlay o quello che avete, o AutoLink di sia Android che Apple. Poi andiamo nelle funzioni, avete la possibilità di scegliere la lingua, ovviamente l'italiano c'è, grazie. Questo è per collegare il telefono, vedi, collegamento cablato Android AutoPlay, collegamento cablato iPhone iPlay. Qui potete scegliere auto o AutoLink, quello che preferite. Qui avete la ricerca del Wi-Fi e qua avete le impostazioni anche per la telecamera di parcheggio, avete le cose, ma non c'è attaccata, quindi la possibilità di sentire l'autoradio, e se la collegate con lo stesso frequenza della macchina, praticamente la stazione la scegliete da qua e la sentite con le casse della vostra auto. Una volta attaccato, il collegamento col telefono è molto semplice: andate sulle impostazioni Wi-Fi, cercate il Wi-Fi corrispondente, eccolo qua, l'ho già trovato, inserite la password che c'è scritta qua, comunque 86, ok, cioè è già connesso ed è in grado, oltre che farmi da navigatore, che è una funzione insomma è molto pratica, anche da poter fare per esempio le telefonate. Io per esempio clicco qua, ho la lista dei miei contatti, posso fare le telefonate e rispondere da qua. Ovviamente se non lo collegate allo stereo, perché la Panda per esempio non ha questa opzione di collegare con il cavo jack stereo in dotazione, avrete questo magari per rispondere al telefono, quindi le casse che sono abbastanza forti e il microfono dell'autoradio, dell'apparecchio, e potete sentire comunque la musica di sottofondo, quindi non vi va in conflitto e non avete nessun tipo di problema. In più potete mettere anche una penna USB per sentire la vostra musica direttamente da qua o dallo stereo, a seconda come la collegate, la ricevente FM che si può collegare con le casse dello stereo. Insomma, avete un'infinità di funzioni, anche la funzione equalizzatore, insomma è un'interfaccia molto carina, potete interagire anche sulle casse della vostra auto. Questo poi io durante la guida lo girerò in questo modo qua, non dà fastidio, non intraccia la visuale, e quando arrivo che spengo lo posso staccare da qua e lo metto direttamente dentro al cassettino chiuso, stacco anche il filo e praticamente non lo sa nessuno che c'è, non mi rompono il vetro per prendermi l'autoradio e questo rimane montato al suo posto bello rigido. Come avete visto, un accessorio molto carino, io l'ho preso, veramente l'ha comprato mio fratello, io gliel'ho installato sulla sua Panda che ha quel display piccolissimo che non ci si vede niente, praticamente ci si può sentire solo lo stereo, tra l'altro neanche ha la possibilità di sentire i CD, pendrive o qualsiasi altra cosa. Con questo almeno amplia la possibilità del suo telefono, più anche il navigatore. È vero che potete mettere il telefono, però invece il telefono lo tenete in tasca col Bluetooth acceso e automaticamente vi parte il CarPlay e potete navigare, usare il navigatore e rispondere al telefono tutto dall'autoradio senza dover stare col telefono in mano e quindi incorrere in sanzioni e cose varie. C'è poco altro da aggiungere, vi lascio comunque in descrizione il link di dove potete trovare questo accessorio. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.